Io vi supplico, mie care figliole, per l'amore di Dio. Non temete Dio perché Egli non vuole farvi male alcuno. Amatelo assai perché vi vuole fare gran bene. Camminate semplicemente con sicurezza delle vostre risoluzioni e rigettate le riflessioni di spirito che fate sopra i vostri mali come crudeli tentazioni. Carissimi amici e carissime amiche, pace e bene e buona giornata. Il pensiero che oggi, 12 novembre, ci viene offerto da Padre Pio è sempre ricavato dall'epistolario. Vogliamo provare a ascoltare la supplica che Padre Pio rivolge alle sue figlie spirituali. Le incontra tutte le volte che scrive a loro con impegno, con sacrificio, facendo attenzione alle loro necessità. Padre Pio questa volta le invita così. Io vi supplico, mie care figliole, per l'amore di Dio, non temete Dio, perché Egli non vuole farvi male alcuno. Amatelo assai perché vi vuole fare gran bene. Camminate semplicemente con sicurezza delle vostre risoluzioni e rigettate le riflessioni di spirito che fate sopra i vostri mali come crudeli tentazioni. Ecco, Padre Pio è consapevole che a volte l'animo umano si riempie di sfiducia, ma soprattutto si riempie di un timore sbagliato del Signore, un senso di paura, qualcosa di misterioso che ci sovrasta. Già nella rivelazione dell'Antico Testamento, un po' il profeta Isaia aveva descritto così l'essenza di Yahweh, il Dio unico e vero. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele. Ma nella persona di Gesù noi abbiamo invece una rivelazione piena. Gesù è venuto a svelarci il volto d'amore e di misericordia di Dio. E alla paura di qualcosa di oscuro si sostituisce il grande dono dello Spirito Santo, fra i sette doni, quello del santo timor di Dio, che è un dono per la santificazione, un dono per la nostra gioia, per la nostra perfezione spirituale. Padre Pio lo spiega con parole semplici. Dio non vuole farvi male alcuno, amatelo assai, perché anzi vi vuole fare gran bene. E poi aggiunge una ulteriore raccomandazione. Camminate semplicemente con sicurezza. È importante progredire nella vita spirituale, non essere persone ingessate. San Paolo, scrivendo alla comunità dei cristiani di Tessalonica, lo dice una volta ancora, lo spiega da par suo, dicendo: progredite, abbondate nei vostri frutti, non siate persone bloccate, no? Ecco, il segreto della vita spirituale sta proprio nel non voltarsi mai indietro. Quando ci dovessimo fermare, anche se, dicono i padri dello spirito, a noi sembrasse di rimanere immobili, in verità, solo per il fatto di esserci fermati, è come se facessimo dei passi indietro. Cerchiamo dunque di metterci tutto l'impegno possibile, giorno dopo giorno, per vincere queste che Padre Pio chiama
crudeli tentazioni, essere presi da immobilismo, da pigrizia e peggio ancora da rimorsi o sensi di colpa. Grazie per avermi ascoltato, pace e bene a tutti.